Cari buongustai, bentrovati nella cucina di A Casa Tua Identità, gusto e benessere. Oggi i colori saranno il verde e il bianco, un po' i colori della nostra bandiera, ma anche il rosso, ma il rosso ce l'abbiamo con tutti gli altri prodotti che vedete qui nella vetrina di A Casa Tua, tipo ad esempio il goji italiano, che è rosso per definizione, o la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. Allora, per chi volesse mantenersi leggero e non realizzare il solito risotto, utilizzare e sfruttare le virtù di questo ortaggio ricco di sali minerali, insomma abbastanza carico di acqua, indicato anche per chi soffre di diabete, quindi per chi ha un indice glicemico basso e soprattutto contrasta il colesterolo cattivo. Noi, anziché realizzare il classico risotto con riso arborio della piana di Sibari Bio, realizzeremo la bieta in fagotto di riso. Non realizzeremo un risotto, quindi non andremo a soffriggere né scalogno né cipolla in questo caso, ma cuoceremo il riso, lo lesseremo, quindi una cosa abbastanza leggera. Un po' più carico sarà poi, darà un po' più diciamo di spessore alla ricetta, questa aggiunta di formaggi, che però, qualora voleste renderlo assolutamente vegetale al 100%, potreste decidere di togliere. Io farò un cuore di fior di latte di eccellente qualità, sempre di produzione calabrese, e poi un po' di ricotta affumicata per dare un po' di personalità e soprattutto per andare a ad omologarsi e a reggere poi la struttura di questa spezia, la persistenza di questa spezia, che è il curry, un mix di spezie meravigliose e medicamentose, che sarà appunto il colore che andrà a colorare, a caratterizzare anche come sapore il nostro risotto. Che nel frattempo, come andremo a cuocere il nostro riso? Scusatemi, in realtà non è un risotto, è un riso lesso, metà acqua. Ci andremo a calare, perché non si butta nulla e si fa di tutto quello che abbiamo, si fa virtù. Andiamo a spezzare un po' i nostri gambi che abbiamo pulito dai filamenti, acqua salata bollente, lasciamo cuocere un po' i nostri gambi che poi andremo a scolare ed eventualmente poi potremo condire o saltare in padella, ma questa è una ricetta a parte. E il riso lo andremo a cuocere in metà dell'acqua di cottura di base, dopodiché a tre quarti di cottura chiuderemo con il coperchio e con il vapore andremo a finire, a ultimare la cottura del riso. Il risultato sarà questo, noi ci siamo portati un po' avanti, vedete? Quasi pronto, come se dovessimo fare degli arancini di riso. Quindi saranno delle foglie di bieta in fagotto. È una ricetta che vedrà anche la presenza del forno, quindi lo accendiamo, lo preriscaldiamo a 180 gradi. Non perdetevi nulla, perché ci sarà poi un finale croccante, questa panatura caratterizzata da pan grattato dell'artiste Dupain, vi ricordo, con le specialità di pane, rosticceria, dolce e dessert, in Viale Sonso a Catanzaro e in Via del Mare a Catanzaro Lido. Quindi andremo a mettere il pan grattato insieme a un po' di noci secche tritate grossolanamente, e non perdetevi nulla, perché il forno è pronto, bisogna soltanto mettere il riso nella nostra pentola. Allora, quindi abbiamo calato il riso. Qualora voleste, ma guardate che il risultato verrà allo stesso modo, e preferisco non perdere proprio tutti i minerali delle foglie della bieta. Sono abbastanza morbide, le abbiamo pulite, le abbiamo asciugate con un centrifugo in salata. Dovranno ovviamente poi rendersi a fagotto, quindi comunque a involtino, e vi viene fuori lo stesso, quindi la cottura la facciamo proprio col vapore del calore, altrimenti potreste sbollentarle un secondino nell'acqua prima di inserire il vostro riso. Allora, prendiamo la nostra buonissima spezia, che è il curry, mettiamo il riso nella nostra bacinella, perché lo andiamo a mescolare bene bene, ad aromatizzare bene con questo curry. Qualora non lo aveste, potreste farlo anche con la curcuma, ma il sapore però rimarrebbe un po' più anonimo e non riuscirebbe a contrastare bene poi l'affumicato della ricotta. Vedete che c'è la presenza di un po' di foglioline di bieta, proprio perché abbiamo fatto quel discorso che vi dicevo prima, appunto, di cuocere il riso nei gambi. Regoliamo leggermente di sale, ricordatevi che
il sale lo abbiamo già aggiunto nell'acqua di cottura del riso. E poi mettiamo un filo di olio extravergine d'oliva, ter dell'olearia carbone, fantastico trittico di identità, ottobratica, tombarello e cicerello della piana di Gioia Tauro. Saluto tutti, tutta la famiglia Carbone, che merita davvero la nostra particolare attenzione e ci rende famosissimi con il comparto oleario in tutto il mondo. Mettiamo la metà del quantitativo di ricotta affumicata, l'altra la lasciamo perché la andremo invece a mettere in fase di gratinatura insieme al pangrattato e insieme alle nostre noci. Mescoliamo. A proposito dell'Artiste du Pain, so che voi siete ghiotti e allora facciamo una full immersion nelle specialità che potete trovare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, orario direi quasi continuato dall'Artiste du Pain. Anzi, prenotate le vostre feste, i vostri dessert per le vostre ricorrenze importanti, oppure perché no, anche per la rosticceria, per i vostri banchetti, eventi e quant'altro. Fatelo per tempo però. E allora schiacciamo, nel frattempo scusatemi, lasciamo insaporire dopo tutte queste specialità, guardate ho un picco, una voglia anzi proprio di golosità. E dicevo, facciamo insaporire quindi il nostro riso, quindi con la ricotta affumicata, con del curry e poi abbiamo aggiunto anche del sale, giusto per regolare, e olio extravergine d'oliva per idratare, per insaporire abbastanza. Bene, adesso schiacciamo lo spicchio d'aglio che ci servirà in questo caso per andare a insaporire il pangrattato, che mica ce lo metteremo lì così sciapo, è una ricetta abbastanza leggera, però il sapore è ovvio, noi quello non riusciamo a rinunciare. Ecco, olio extravergine, nel frattempo il riso si sta cuocendo, noi lo abbiamo già pronto per chi si fosse sintonizzato qui, lo stiamo cuocendo in metà dell'acqua di cottura che di solito utilizziamo per fare del riso bollito, a tre quarti di cottura, e adesso vi faccio vedere più o meno, ecco qual è la consistenza, ci siamo quasi, tra poco spegneremo e metteremo il coperchio così finirà di cuocersi con il vapore. Quindi è una ricetta davvero davvero abbastanza attenta a mantenere proprio tutti i nutrienti attivi. Allora facciamo sfrigolare leggermente l'aglio, dopodiché versiamo il pangrattato. E a proposito delle nostre famosissime cialde di Caffè Cannizzaro, con questo packaging stupendo che ti viene la voglia davvero di berlo un caffè, ma prima di scorgerlo, di studiarcelo, no? Conosciamo bene, grazie al nostro esperto, di Coffee Art e Latte Art, che è il nostro Carmine. Andiamo direttamente in azienda da Caffè Cannizzaro a Cittanova e scopriamo di cosa si compongono e soprattutto come fare per avere queste tre tipologie di cialde di Caffè Cannizzaro. Bentrovati, ciao Anna. La nostra linea di cialde è composta da tre cialde differenti. Per chi ama un prodotto di altissima qualità e desidera un prodotto più profumato ma meno cremoso, abbiamo come riferimento la cialda Espresso Bar. Per gli amanti invece di un caffè classico, quindi con una corposità maggiore, abbiamo la cialda Aroma Intenso. Per chi ha problemi invece di salute, per chi non può assumere elevati dosi di caffeina, abbiamo la cialda Decaffeinato, che diciamo è un giusto incontro tra entrambe, sia
livello di gusto e sia perché comunque mette a disposizione un prodotto che a livello salutare è facilmente accessibile a tutti. Per richiedere a casa vostra le nostre cialde potete chiamare al numero 0966 660140 e potete richiedere molto semplicemente la vostra fornitura. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito internet www.caffecannizzaro.it oppure i nostri canali social semplicemente digitando Caffè Cannizzaro sia su Facebook che sul canale Instagram. Eh sì, quindi l'800 088 335 è lì sempre disponibile qualora vi foste persi qualche informazione appunto sulle cialde di Caffè Cannizzaro. Prendiamo la nostra mozzarella fior di latte intera, ma perché a me piace strapparla con le mani, lo sapete, per inserirla. E invece qui abbiamo fatto una panura aromatizzata con uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, il pan grattato e delle noci tritate pestate grossolanamente. Dopodiché andiamo ad aggiungere per insaporire un po' di polvere di zenzero bio. Ricordatevi che il mio e il vostro bio quotidiano è da Biobottega a Lamezia Terme. Ecco qua, prendiamo le foglie di bieta e all'interno, proprio così con le mani, facciamo delle palline di riso, così per lungo. Guardate, può essere anche un ottimo antipastino. Ho un piatto da buffet, perché no? Per chi amasse magari un po' il vegetale. Ecco, chiudiamo. In questo modo sembrano delle foglie di vitino, ci ricordano un po' i nostri dolci tipici, le palle di fichi o magari anche i nostri dolcetti al cedro con l'uva passa. E andiamo avanti così. E andiamo, guardate qui, rimangono anche abbastanza croccantine le nostre foglie di bieta, perché poi all'interno ci sarà questo cuore ormai diventato ancora morbido di riso, con all'interno abbiamo detto ricottina affumicata e curry aromatizzato al curry con fior di latte. Guardate invece il riso che dovete ottenere qual è, è proprio questo qui. Ecco, cerco di prenderlo, scusatemi, con una giusta, con un giusto mestolo, guardate, poi quando si sarà raffreddato leggermente proprio potrete andare ad apprezzare tutta la compattezza dell'amido. Ok, di questi gambi poi è facilissimo anche eliminarli. Bene, questo è quanto, dopodiché andiamo a versare direttamente
i nostri involtini o fagottini di bieta croccanti con questo pane straordinariamente aromatizzato all'aglio, allo zenzero in polvere bio. Ecco, prendiamo anche questo, così ci mettiamo ancora un altro po', attenzione al vostro grill perché il pan grattato insieme alla ricotta è suscettibile di bruciatura. Meraviglia. Ecco, olio extravergine d'oliva, ottimo primo piatto, ottimo antipastino sfizioso o, perché no, come dicevamo, un bel centrotavola per i vostri buffet abbastanza versatili, abbastanza anche tradizionali ma allo stesso tempo innovativi. Lo potete ritrovare, questa ricetta la potete ritrovare sul nostro sito internet, così come il nostro canale YouTube acasatua.tv. Io vi aspetto tra pochissimo per un'altra ricetta che parli di identità, gusto e benessere. E rieccovi cari buongustai, sempre nella cucina di A Casa Tua, identità, gusto e benessere con Anna Loi, sempre presso Arindar Cucina, Industria e Arredamenti. Allora ci siamo, grande protagonista di oggi, la nostra rossa, stupenda, meravigliosa, è un IGP ed è la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, in questo caso dell'azienda Michele Ruggero, che ha firmato un evento straordinario che vi porterò a conoscere, tanti amici, in particolare l'ho organizzato insieme al mio grande amico Battista Muraca dell'associazione Lo Sceriffo del Campo, ma andiamo gli ingredienti per realizzare questa ricetta. Allora, cipolla rossa di Tropea in serbo oppure anche col cipollotto fresco, guardate che potrebbe essere un successo. Alici, ancora il nostro mare, azzurro, omega 3, omega 6, acidi grassi buonissimi, menta fresca, non è questo proprio il periodo, però nel mio giardino è sempre verde grazie a mia mamma Francesca. Poi abbiamo dell'aceto bianco. E vi dico che ci ho aggiunto anche un'altra cosa, del sale e della farina di semola. Per chi fosse intollerante al glutine può utilizzare tranquillamente la farina di riso, che per i fritti è deliziosa, anche perché rilascia pochissima acrilamide. Detto questo, questa è una ricetta che mi ha tramandato mia zia Caterina Raffaele, che ringrazio, saluto Maria Teresa, zio Franco, anche Giovanni e il piccolo Gabriele insieme a Guerino. Questa zia è una ricetta che ripropongo proprio in occasione di una bella serata che si è svolta a Platania. Anzi, sapete che vi dico? Andiamo subito dritti dritti al ristorante Ai Platani. Intanto permettetemi di prepararmi le cipolle a fette e di impanare dentro la semola le nostre alici. Le devo soltanto friggere. Andiamo direttamente al ristorante Platani a Platania. Lì ci attendono delle sorprese straordinarie. Intanto Battista Muraca e poi Giovanni Stella. Bentrovati, ciao Anna, finalmente eccoci con la nostra seconda edizione dello Sceriffo del Campo in azione. In azione perché stasera
Siamo a Platania, al ristorante di Platania, del nostro amico Stella Giovanni, dove insieme lanciamo la seconda idea per quanto riguarda i sapori d'autunno. Una nuova iniziativa che racchiude il benessere della Calabria, delle nostre montagne e dei nostri luoghi. Infatti stasera ci saranno dei piatti favolosi, dove sicuramente l'immagine positiva della Calabria è quella che risalterà. Portiamo avanti questa idea perché siamo alla seconda tornata dello Sceriffo del Campo in Azione, e Sceriffo del Campo che serve sull'educazione alimentare, quindi anche sul mangiare bene e sui comportamenti bene a tavola. Sta andando molto bene, sto ricevendo un sacco di input per portare avanti questo progetto anche fuori della Calabria. Per questo, Anna, ti dico che ti sto riservando una bella sorpresa che dopo ti dirò. Dico questo perché, per gli amici che non sono presenti, questa è una bella iniziativa che non finirà qua ma continuerà ancora più in là. Bene, Anna, questa sorpresa adesso te la voglio svelare. È una bellissima busta, no packaging, si dice bag, in esclusiva, fatta per me dall'azienda, dai produttori ortofrutticoli importanti dell'Emilia Romagna, la Fellini Patrizio SRL, una delle prime aziende a livello italiano che hanno sposato il mio progetto sull'educazione alimentare. Quindi questa busta particolare con lo sceriffo del campo impresso da ambo le parti te la manderò con le nostre bellissime clementine IGP calabresi. Anna, ci tengo a dirti di questa bella iniziativa, di questo bel segreto, perché è una cosa veramente rivoluzionaria, che è bellissima, è un progetto che racchiude sì i bambini e gli adulti, ma la cosa più bella è che chi vuole saperne di più basta che vada sul mio sito, oppure se mi contatta tramite email battistamoracchia@liceo.it, oppure al mio cellulare aperto giorno e notte, 1-339-85-36-280. Mi troverete quando volete. Grazie. Bentrovati e benvenuti al ristorante dei Platani per questo incontro per degustare i nostri prodotti della montagna. Ci tenevo a fare questa cosa perché vorrei sponsorizzare i nostri prodotti presso il nostro ristorante, che da un anno è un'attività che l'ho sempre avuto nel cuore, però voglio dire, da un anno che mi sono proprio messo dentro con piacere e con grande soddisfazione per quello che stiamo portando avanti. Ben contento di collaborare con lo Sceriffo del Campo a pubblicizzare questi nostri prodotti e quindi arricchire sempre di più la cucina del nostro chef Antonio Palmisano. Ci tengo a precisare il suo nome perché è da un anno che collabora con me ed è un grande. E insieme stiamo portando ottimi risultati e appunto ci tenevo a pubblicizzare i nostri prodotti. E abbiamo il nostro locale aperto tutti i giorni, pranzo e cena, e abbiamo anche la pizzeria, e ottima griglieria direi, perché cerchiamo di utilizzare carne di ottimo taglio e ci teniamo a arricchire sempre di più il gusto dei nostri clienti. Abbiamo anche un'ottima carta dei vini, e tutti diciamo della nostra regione, e un'ottima carta di birre. E noi ci troviamo a Platania e vi aspettiamo. Sorpresa assoluta. Come farei io senza di lui? Ce l'ho e quindi adesso me lo tengo, perché tra l'altro questa bag porterà in tutte le scuole e anche altrove
la frutta di OP Natura, che è il nostro partner naturalmente per quanto riguarda l'ortofrutta di altissima qualità. Quindi aspetto Battista qui, Battista ti aspetto, se vuole può venire anche Giovanni, che nel frattempo vuole organizzare una serie di altri eventi. Ma intanto che facciamo raffreddare le nostre alici, che abbiamo semplicemente fritto, adesso mettiamo un po' di sale, io vado a pelare la cipolla, la taglio a rondelle, perché zia Caterina mi dice che bisogna fare uno strato di cipolla, poi uno strato di alice, uno strato di cipolla con della menta, aceto di vino bianco. Zia, io ci ho messo anche un po' di succo puro di cedro, perché l'acido citrico dei nostri agrumi non può mai mancare. Poi vanno chiuse con un coperchio, messe in frigo e lasciate macerare per almeno una giornata, e poi si possono mangiare fresche un po' ed insalata con dell'ottimo pane. Allora, andiamo avanti intanto. Quale sarà stato il menù in degustazione realizzato dal grandissimo amicone, grande, abilissimo chef di origini pugliesi, il nostro Antonio Palmisano? Sentiamo Antonio e poi sentiamo la nostra guest star, il presidente della Federazione Italiana Gelatieri, Nicola Netti, anche lui pugliese. Ma la Puglia torna sempre in A Casa Tua, vive il regno delle due Sicilie, vive il Sud Italia, e a voi quindi questo menù che abbiamo dato in degustazione, ai tanti ospiti che vedrete, che ringraziamo e che salutiamo per la loro grandiosa partecipazione. Vi aspetto qui tra pochissimo per distribuire un po' le nostre alici. Bentrovati a tutti. Io sono chef dei platani e stasera ho preparato un menù di montagna con dei vari antipasti freddi e caldi e con dei taglieri di salumi e formaggi, con delle marmellate di arance e miele di castagno. Il tagliere di salumi è formato con capicola, anduja, pancetta e soppressata. Sono dei prodotti tipici e locali della zona. Poi abbiamo il tagliere di formaggi con dei pecorini, dei formaggi morbidi, sempre trattati con delle confetture e con del miele. Allora, negli antipasti caldi con lo specifico ho preparato dei fagioli con la verza, delle frittelline con zucchero e rosmarino, e delle patate e funghi porcini. In aggiunta abbiamo fatto del cipollotto di tropeo in agrodolce. Come primi piatti ho preparato dei fatti in casa, una pasta che facciamo noi, dei fatti in casa con ceci, crema di zucca e guanciale. Come secondo ho preparato un bel filetto di maialino con in crosta con patate e cipollotto di tropeo al forno. Il dolce non ve lo voglio svelare perché è una sorpresa. Lo chiamava con la pisci e subito si entra a mare con la pisci e sotto all'unghi subito sparisci mare in superficie. Bentrovati a tutti, grazie Anna per avermi invitato qui in Calabria, dandomi la possibilità nella valorizzazione di un prodotto eccellente. Quello che la Federazione da anni fa è quello di promuovere i prodotti del territorio con un gelato gastronomico, il gelato all'olio d'oliva, extravergine. Questo gelato abbiamo avuto l'occasione di degustarlo in questa splendida serata in una location meravigliosa e con grande piacere ho potuto incontrare il mio carissimo amico Battista Muraca, che è soprannominato lo sceriffo del campo. E tutto questo è stato possibile anche nell'appoggio del laboratorio del Bar White di Lamezia Terme,
dalla signorina Caterina. In qualità di Presidente della Federazione Italiana Gelatieri, inviterei tutti i colleghi gelatai del territorio di questa splendida terra, perché i colori, i profumi, i sapori della Calabria sono meravigliosi e autentici, a valorizzare tutto quello che è il prodotto che questa amata terra ci offre. Così facendo abbiamo la possibilità di valorizzare il territorio, valorizzando anche le aziende del territorio e i prodotti che ne contengono. La cosa che vorrei proprio sottolineare, io sono 30 anni che collaboro con questa splendida terra, sono un pugliese doc, soprannominato, diciamo nominato cittadino diciamo, di nascita pugliese, ma calabrese di adozione, perché sono 30 anni che oramai sono qui in questa splendida terra. Questo gelato lo si può assaggiare già da domani presso il Bar White di Lamezia Terme. E chiunque vuole la ricetta può contattare la Federazione Italiana Gelatieri o personalmente al 338 88 13 049 o sulla mia pagina Facebook. Volevo concludere con te Anna e con lo sceriffo del campo, che in seguito sicuramente valorizzeremo tutto quello che è l'olio extravergine di questo territorio. A presto e un saluto a tutti quanti. Grazie. E voilà, qui tra cedro, aceto, menta, cipolla rossa di Tropea Calabria GP e alici fritte, il profumo è pazzesco. Ma dovete aspettare, vero zia? Devono aspettare per assaporarle bene. Infatti mettiamo un piatto così e poi se ne vanno in frigo. Vi raccomando, raffreddate le alici e poi fate questi strati. La ricetta la trovate poi in grafica finale. E allora andate al ristorante Platani, sicuramente sì, un posto straordinario, si sta freschi d'estate, quindi anche d'estate è un posto davvero molto molto accogliente, con tutto lo spazio esterno, per cui ringrazio ancora Giovanni, ringrazio ancora Battista Muraca, lo chef palmisano, e poi grande innovazione, l'olio extravergine d'oliva, lo sapete, grande protagonista in tutte le ricette di A Casa Tua. In questo caso il presidente ci ha messo la firma, per cui viva il gelato all'olio extravergine d'oliva. Cari buongustai, non vi rubo altro tempo, ci vedremo prestissimo nella cucina di A Casa Tua. Rimanete con noi se vi va e se vi pare. Grazie per l'attenzione che non è mai scontata. A presto!